Venezia, Murano, Isola di San Servolo. Sono i quattro punti che abbiamo segnato sulla nostra mappa per raccontarvi la trasferta di Grazie Dottore, la salute per davvero, in Laguna. Siamo saliti fin qui, ben ritrovati amiche e amici, per raccontarvi non il dorato e patinato mondo del cinema come accade qui spesso nel mese di settembre, ma per raccontarvi come in un film la storia dei giovanissimi protagonisti malati di rene policistico, una malattia rara che affligge in modo particolare i bimbi anche prima della loro nascita. E lo faremo con i diretti protagonisti che, vi posso garantire, hanno tanto da insegnare anche a chi come me si occupa di salute narrativa. Siete pronti? Allacciate le cinture a bordo, perché ce n'è bisogno, il mare è mosso, ma sappiate che ne uscirete diversi. Ogni vita lascia un segno, come sulla neve una slitta, come una carta visa alla cassa che slitta. La vita è unica come la torre per Pisa, come lo spartito scrivo per Elisa. E se non trovassi le parole sarei come un diario senza memorie, o come un fuorilegge senza le pistole. Sarei come uno storico senza storie. È pur sempre bellissima un'emozione, cadute e tutto il male. Partiamo dall'ABC. Doc, ci spieghi cos'è questo rene policistico? Il rene policistico è una malattia fondamentalmente del rene che ha una base genetica. Può essere di due tipi, cioè un tipo che si chiama autosomico dominante, ovvero il rene policistico cosiddetto dell'adulto, perché le manifestazioni di questa alterazione si rendono concrete più avanti nell'età, di solito nell'età adulta, mentre c'è il rene policistico autosomico recessivo, detto in maniera medica, che in realtà si chiama di tipo pediatrico, di tipo infantile, perché può dare manifestazioni anche gravi già dalla nascita. Solitamente nel primo caso c'è un genitore affetto che ha trasmesso la mutazione, nell'altro caso i genitori solitamente sono portatori entrambi, quindi sani, e hanno una possibilità su quattro di trasmettere entrambi questa potenzialità nel feto, che avendo due mutazioni poi sviluppa le manifestazioni cliniche. Il mondo crolla addosso, perché al momento in cui ti diagnosticano una patologia che fino a un'ora prima non ne sapevi proprio neanche l'esistenza, dici: oddio, che è successo a me? Perché? Che cos'è? E certo, il primo periodo chiaramente è stato molto duro, perché non si riusciva a capire bene qual era, fosse il futuro, come proprio affrontare il futuro. Noi siamo arrivati a un punto che eravamo praticamente dei fantasmi a casa, non c'avevamo più forza, fino a che, non so, è scattata una scintilla, è scattata una cosa e abbiamo detto: vabbè, noi non possiamo vivere una vita così. La Rete del Mare è una rete di associazioni ONLUS che operano per sostenere i reparti di nefrologia pediatrica in tutta Italia. Non tutti gli ospedali d'Italia, ovviamente, ma le nefrologie pediatriche più importanti. Parliamo di Roma, parliamo di Padova, parliamo di Milano, parliamo di Genova, per cui siamo veramente orgogliosi, assieme alle associazioni, di essere riusciti, è una cosa appena nata, ma di essere riusciti a fare questa rete, e abbiamo tantissimi progetti. È fondamentale il ruolo dei genitori, che debbano capire bene, ma ancora di più delle associazioni come l'ARP, che è straordinaria secondo me in questo senso, perché dove il medico non può, dove il medico non riesce a accogliere, magari vorrebbe e cerca di farlo, ma il genitore a un certo punto arriva a mettere un muro, perché comunque dall'altra parte c'è, tra virgolette, la scienza, da questa parte c'è l'umanità. Quindi anche se chi è dall'altra parte cerca di essere più umano possibile, nessuno ti può capire meglio come un altro che ha lo stesso problema. Benvenuti alla Scuola del Vetro a Battezzanetti. Speriamo che oggi vi divertiate. Vedrete la lavorazione del vetro artistico di Murano.
AIRP si sente parte di tutte le associazioni di pazienti e delle nefrologie perché il rene policistico è presente in tutte le città, cioè il rene policistico è una malattia rara ma comunque è presente più o meno in tutta Italia. Quindi riuscire oggi a radunare i nostri bambini che hanno una malattia rara o rarissima che è il rene policistico autosomico recessivo, per noi è una cosa fantastica. Oggi è una giornata veramente magica. Ciao, io mi chiamo Rania. Io mi chiamo Giuseppe. Io mi chiamo Ryan. Dove siamo oggi? A Murano. A fare che? Un'intervista. Ma abbiamo visto anche? Il vetro. Che abbiamo fatto? Due laboratori con il vetro. Che cos'è il rene? È un organo che è vicino alla vescica. E sapete cosa serve il rene? Serve ai testicoli. Aspetta. Il rene serve a far filtrare il sangue e far fuori uscire gli escrementi, cioè la pipì. Si può sorridere anche con una malattia rara? Sì, perché nonostante le malattie che abbiamo, dobbiamo pensare al positivo e rimanere sempre felici finché tutto ciò accade normalmente e veniamo tutti curati e alla fine possiamo tutti fare tutto ciò che fanno tutti gli altri bambini normali che non hanno problemi. La felicità è quando non ci danno compiti a scuola e vado e mi diverto in casa, guardo la TV. O andiamo da qualche parte. Oppure andiamo in gita. Quando faccio qualche esperienza. Grazie a te. È stata una cosa improvvisa che ci ha davvero catapultato nell'ospedale di Padova, nefrologia pediatrica. Io dico sempre, con mio marito diciamo che i reni li abbiamo scoperti quando si sono malati quelli di nostro figlio. E mi sono trovata in un mondo nuovo, un mondo che non conoscevo, e sentivo queste mamme attorno a me che parlavano di numeri, di... Dicevo, ma sono medici, sono... Poi ho imparato negli anni che davvero si diventa un po' medici, psicologi, facciamo un po' di tutto per i nostri figli. E quei numeri sono stati i numeri che mi hanno accompagnato in tutti gli 8 anni della vita della malattia di mio figlio. Tu sai che la funzionalità renale deve avere un valore che si chiama la creatinina, che deve essere a quel livello. E quando comincia a lievitare tu capisci che stai per arrivare, per noi è stata la dialisi e quindi un altro cambiamento della vita di mio figlio e anche nostra. Di fatto ad oggi una cura non c'è. Sì, questo fortunatamente è vero in parte, dico fortunatamente perché adesso soprattutto nel tipo adulto, nell'autosomico dominante, sta venendo fuori qualcosa e qualcosa anche di concreto, perché ci sono studi su una molecola in particolare che hanno già dato un ottimo risultato nei pazienti adulti e che adesso cominciamo, bisognerebbe dire sperimentare, ma io non voglio usare questo termine perché in realtà è una vera possibilità di inserire in un protocollo di trattamento, non di sperimentazione, perché è un farmaco che già si conosce da tanto tempo, dei pazienti che hanno, nonostante il tipo adulto, quindi che sarebbero avrebbero delle manifestazioni più eclatanti più avanti, ce l'hanno già molto prima. Nell'altro caso, quello dell'autosomico recessivo, quindi del tipo infantile,
purtroppo ancora non abbiamo individuato una possibile fonte di trattamento. Per cui purtroppo in questo filone noi continuiamo a cercare di sostenere, a dare dei sussidi terapeutici che fanno solo modo di vicariare una funzione del rene che pian piano, più o meno velocemente, si va spegnendo. Avevo paura di parlargli tanto della sua malattia perché non riuscivo a capire la sua maturità. Un giorno ha fatto un bellissimo incontro in un ricovero, che erano abbastanza frequenti per una ricaduta della sua malattia. Eravamo ricoverati con un ragazzo di Napoli, ricordo ancora il nome, Umberto, e mi disse: mamma, io ho capito che cosa ho. Io lo guardai impaurita perché non sapevo cosa mi stesse dicendo. Lui mi disse: mamma, farò la dialisi, avrò un trapianto, ma dove stanno i problemi? Io da quel giorno ho cominciato davvero a volare con lui. Poi per andare avanti ci siamo resi conto con Luisa che serviva anche altre cose, fare gruppo, stare insieme, e grazie alla rete delle malattie renali in età pediatrica ormai sono già 4 anni che si organizzano queste gite, questi eventi, e devo dire che ogni anno sempre più c'è una risposta da parte di tutti i familiari, di tutte le famiglie a partecipare, e è una soddisfazione grandissima vedere i bambini che ormai si conoscono come se fossero amici di una vita. Noi siamo andati a chiedere che il rene policistico autosomico dominante rientrasse nei LEA, perché ancora non era riconosciuta come malattia, e negli ultime approvazioni è rientrata nei LEA, e abbiamo chiesto che invece la forma recessiva rientrasse tra le malattie rare, e oggi il rene policistico è tra le malattie rare. Noi siamo fortunati che siamo seguiti da nefrologi in Italia, proprio in tutte le strutture proprio di eccellenza, e quindi grazie un po', diciamo, a tutta la nefrologia italiana, alla SIN, SINEPE. Grazie dottore! Grazie dottore, il racconto delle storie vere dei pazienti. Me ne dice una che negli ultimi tempi le ha lasciato una traccia nella testa e nel cuore? Beh, una di recente che è successa, ero in una consulenza prima della nascita per un grave rene policistico. E i genitori erano venuti perché volevano decidere se continuare o meno un'eventuale la gravidanza. È una situazione molto grave. Secondo me il nostro ruolo non è quello di dare un consiglio, secondo me in questo caso, perché una decisione è troppo delicata, è fornire gli elementi il più oggettivi possibili per dargli loro la loro soluzione, perché dopo 10 anni loro dovranno essere in pace con loro stessi per quella soluzione. Ecco, mi ha colpito particolarmente perché dopo che io ho parlato la mamma si è girata verso il papà e gli ha chiesto cosa facciamo con, e ha detto il nome del feto, che era il nome di mia figlia. E questa cosa, devo dire, mi ha colpito per pochi secondi, perché uno deve sempre cercare di stare, però siamo esseri umani, quindi è quello. Sua figlia si chiama? Bianca. E come ti immagini la vita di Marco in età matura? Allora, la vita di Marco la vedo, se vedo qui pazienti adulti, li vedo come loro. Oggi abbiamo una persona presente di 52 anni, certo è un caso, però già vedere già 16, 18 età, vederli così è bene. Poi è chiaro, se ci sarà necessità di affrontare per vederli bene anche, non so, un eventuale trapianto, li vediamo rosei, perché poi la ricerca da qui a 10, 15 anni andrà sicuramente avanti. Una parola sola, daje! Daje! Yeah.